Nel foglio, diciamo, la seconda, là dove c'è fuoco, Roberto. Se mano te vi. Unite a fuoco! Tanto non arriva. Ha dato via la stazione. Se mi dai anche la cenina per me. Ma è lì. Non ci stiamo mettendo un maglio. Non ci deve un pronto, Roberto, pronto, pronto. Ma che macchina, siamo già qua. Ma che è che ti ha potenti quello? Sì. Però no, non sei sicuro. Ah, hai dato che la dai? La cacciatina, la cacciatina. Una cosa più spontanea, sì.
che abbiamo sostrocciato Dio a lui o noi, di autonomia. Voglio vattere in paese.
Vorrei il numero del comitato per sapere se dobbiamo incominciare o meno lo spettacolo. Qualcuno del comitato mi dia l'ok che noi incominciamo lo spettacolo. Ecco, mi dicono che possiamo. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera da parte del gruppo sportivo Twirling di Samassi, le conoscete benissimo. Chi non le ha viste ha l'occasione di vedere stasera, sono bravissime. E farei subito un bel applauso per queste ragazze che sono entrate in campo, perché l'applauso incoraggia molto queste ragazze. Ecco, fischia americana, bravissimi. Dopotutto le maggiorette sono di origine americana, vanno bene anche i fischi. Allora, se tutto è pronto possiamo partire col primo numero. Un attimo che la capitana le inquadra e partiamo subito con i saluti. Fanno questo soltanto per i vostri applausi e partiamo subito con i saluti. Ecco la prima, allora ecco l'esercizio in marcia. Allora un attimo che mandiamo la musica, va bene? Thank you.
Rossi e Dal Silesio, bravissime. E adesso passa davanti a noi la macchina che trasporta i cieli, poi la tracca di mulas e poi cominciamo a vedere il gruppo folco di monastieri. Un gruppo abbastanza numeroso. Certo, hanno lo striscione che indica il proprio gruppo ed è portato da una femminuccia, di un maschietto, un ragazzino piccolissimo e poi una persona anziana, non troppo, ma che è al centro del gruppo ed è la femminuccia indossa un vestito rosso con delle righe verticali blu, un grembiule ferrato nero e un foulard ugualmente nero. Gli altri invece sono tutti a capo scoperto, alcuni ce ne hanno anche loro, hanno delle ugualmente delle piccole mantiglie nere sul capo. Adesso state osservando il gruppo di Monserrato. Le donne hanno una sgargiante gonna rossa con un grembiule nero davanti, la gonna ha un orlo in basso dorato, qualche altra di dietro, il grembiule è ugualmente un drappo rosso con una cornice dorata. Gli uomini hanno sul capo la classica berrita e si sente il canto. La preghiera in dialetto. Avete visto le donne che hanno un fazzoletto chiaro in testa, altre indossano mia birra, c'è scritto il drappo col nome del gruppo folco di birri è portato da due femminucce. L'eco della preghiera di questi del gruppo di Monserrato vi aggiunge alle orecchie ed è il gruppo folco di Pirri. Ci sono delle coppiette di ragazzetti davanti, un trio al centro, altre due ragazze più indietro e un costume carico di colori chiari. Le gonne sono più o meno simili a quello che abbiamo visto anche di monastieri in precedenza e anche quello degli uomini non di